L'adeguamento delle tariffe TARI, l'apertura dei centri di raccolta, ma anche la nuova gara d'appalto per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la cui scadenza è nel 2025. Ha aperto già nei giorni scorsi il dibattito su questi temi la Confconsumatori di Altamura, chiedendo pubblicamente chiarimenti all'amministrazione comunale sui criteri e sulle procedure poste in essere. La nostra critica è soprattutto di metodo, il fatto che noi da anni chiediamo un confronto con l'amministrazione e mai ci siamo stati convocati espressamente su queste tematiche. È ovvio che anche sulla questione di metodo è anche fondamentale che il coinvolgimento anche delle associazioni di consumatori da tempo eluse vadano tantomeno riprese in una maniera partecipativa. Qual è la vostra posizione? Ci sembra anche una questione di equità, cioè di rispetto di equità, perché si guarda spesso e non è la prima volta che l'amministrazione guarda esclusivamente alle categorie produttive e non pensa che ci sono cittadini che hanno lo stesso tipo di rispetto e hanno diritto soprattutto al rispetto e noi rivendichiamo soprattutto questo. Nella nota si chiedono dati e informazioni che secondo la Confconsumatori non sono stati forniti o non sono molto chiari sulla gestione e il recupero della TARI evasa. Avete annunciato azioni, quali sono quelle che potrete attuare se non vi sarà dato alcun riscontro da parte dell'ente? Partiamo dal presupposto che queste informazioni devono essere alla portata di tutti i cittadini e non solo delle associazioni dei consumatori. È chiaro che noi rivendichiamo questo diritto da anni, ci viene sottratta questa possibilità di farlo ed è evidente che la mancanza di questa documentazione ci mette anche nelle condizioni di rivendicare qualunque tipo di contestazione, compresa anche quelle di carattere giudiziario, laddove necessario. Cosa chiedete per la futura gestione del servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani alla luce della scadenza dell'appalto attuale tra un anno? Il mancato coinvolgimento delle associazioni come la vostra, come sostenete nella nota, in che modo vi vedrà agire? Noi abbiamo da tempo rivendicato, anche perché abbiamo già sostenuto, già nel tempo, noi siamo oramai presenti da 14 anni come associazione, abbiamo già vissuto momenti di copartecipazione, almeno nella fase di coordinamento iniziale degli appalti. Rivendichiamo semplicemente il diritto di partecipare e rivendicare quelle che sono già delle evidenze che noi abbiamo avuto chiare e affermate nel momento in cui abbiamo per anni sottoposto anche a questionari nei confronti dei cittadini che chiedevano appunto delle modifiche e questi questionari allora diventano anche una nostra rivendicazione. Ad esempio, Allora, partiamo dal presupposto, prima di tutto, che dovrebbero partire in una maniera molto seria le CCR, per cui vuol dire la necessità di avere anche delle aree che vengono effettivamente indicate e vengono gestite in una maniera corretta e non alla carlone, e soprattutto con la certezza che qualunque tipo di attività di maggiore conferimento di materiali, soprattutto di carattere riciclabile e così via, dia anche dei vantaggi economici anche ai cittadini. sui temi sollevati dalla Confconsumatori, legati all'adeguamento TARI, alla partecipazione e ai processi decisionali nella tutela dei diritti dei cittadini, si è espresso il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella. Tutto dipende dai parametri di riferimento inseriti nella programmazione economico-finanziaria, programmazione che poi viene definita a livello proprio di ARERA, cioè da parte dell'istituto ARERA. Altamura ha un aumento del 4,7%, a vantaggio anche delle imprese con una diminuzione del 60%, ma perché effettivamente non producono tanti rifiuti e quello che producono lo smaltiscono già a livello di rifiuti speciali. E quindi è un vantaggio per Altamura, considerando che nelle altre città c'è stato un aumento del 10-12%. Come si concretizza in media per una famiglia questo aumento? E per Altamura l'aumento medio, o meglio di una famiglia media, si aggirerà intorno ai 15-20 euro annuali. Come rispondi alle richieste di maggiore partecipazione della Confconsumatori? La gestione dei rifiuti e la gestione della TARI è diretta, non abbiamo una gestione affidata a un ente esterno, quindi l'amministrazione comunale deve velocizzare un po' le operazioni. Certamente noi siamo aperti ad ogni tipo di dibattito, ad ogni tipo di confronto, ma quando lo riteniamo necessario e utile, anche, ripeto, per velocizzare le operazioni.